Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo sul lago di Garda, più precisamente a Riva del Garda, quindi la punta più estrema, quella verso il Trentino per quanto riguarda appunto questo meraviglioso lago. Oggi vi porto in una situazione particolare, vi dico subito che voleremo con DJI Mini 3 Pro, però sono finito in questa location perché non solo per far volare il drone, che comunque è sempre collegato alle location dove vado, ma perché? Perché qui a Riva del Garda ogni anno in questo periodo c'è un evento che si chiama Notte da Fiaba e all'interno del paese viene riproposto appunto una fiaba, una storia, quindi qualcosa di interessante soprattutto per i bambini ma anche per gli adulti, per come tutto viene svolto. C'è una compagnia teatrale che propone appunto questo spettacolo, è uno spettacolo addirittura itinerante, quindi si gira all'interno il paese per andare a vedere le varie situazioni dello spettacolo, ovviamente fino alla fine dello spettacolo. E l'argomento di quest'anno è i tre moschettieri, quindi tutto è inerente a questa storia e ragazzi è fantastico. Ovviamente era 2 anni che non si svolgeva più niente di simile per causa della pandemia, ma finalmente tutto è tornato alla quasi normalità. E la cosa bella è che anche all'interno del paese ovviamente tutto ricorda i tre moschettieri, qui ci sono fuori dai negozi personaggi o qualcosa riguardante i tre moschettieri in questo caso, che è la storia di quest'anno, ma se fosse stata un'altra storia tutto sarebbe stato inerente a quella storia o fiaba. E un'altra cosa interessante ovviamente è che tutto il paese è in festa, quindi ci sono palchi di musica ovunque, street food, bancarelle artigianali, è una roba ragazzi pazzesca. Ma per quanto riguarda proprio il lato della storia che viene riproposta, è incredibile appunto come questa compagnia teatrale, ovviamente non improvvisata ma una cosa veramente seria, anche a livello di scenografie, di costumi, è pazzesca, le musiche e il fatto che si spostino gli attori all'interno del paese rende tutto incredibile, quindi anche noi pubblico ci dobbiamo spostare all'interno del paese per continuare a vedere la storia fino alla fine. E poi tolto il discorso storia, come vi ho detto, all'interno del paese c'è veramente di tutto, anche a vari spettacoli, c'è pure lo spettacolo degli sbandieratori e ragazzi è stata un'esperienza pazzesca. Quindi questo video sarà prima per portarvi all'interno di tutto quello che è stato Riva del Garda per me e per la mia famiglia per quanto riguarda appunto questo discorso notte da fiaba, ma poi ovviamente voleremo con lui DJI Mini 3 Pro in una location ragazzi che è sicuramente fantastica. Ieri è stata una giornata di merda dal punto di vista del meteo, pioveva tantissimo, poi per fortuna nel pomeriggio ha smesso, lo spettacolo l'abbiamo potuto vedere e gustare comunque, anzi magari anche meglio perché non c'era sto sole che mi sta facendo sudare in una maniera incredibile, e invece oggi ragazzi con questo sole, questo meteo è proprio la morte sua farci volare un drone, e ovviamente DJI Mini 3 Pro è un drone incredibile in queste location. Quindi detto tutto questo ragazzi, mettetevi comodi, risoluzione di YouTube al massimo e entrate anche voi nella fiaba dei tre moschettieri e poi ragazzi godetevi lo spettacolo da DJI Mini 3 Pro. Iniziamo! Wow.
Ok ragazzi, adesso ci facciamo questi 200 gradini. Ce la farò? Non lo so, sono vecchio. Arrivati. E pronti? 1, 2, 3. Ecco. True, yeah, it felt so good. Sometimes I